Andiamo sulla prima pagina del Sole 24 Ore e lo facciamo in compagnia del direttore Fabio Tamburini. Buongiorno direttore. Buongiorno a tutti e buona settimana agli ascoltatori di RTL. Grazie. Buongiorno, buongiorno direttore. Allora, come varia in questo anno di pandemia il gradimento degli amministratori locali? Voi provate a rispondere, lo fate con dei dati molto concreti, perché oggi sul Sole 24 Ore in prima pagina ci sono i risultati di un sondaggio su sindaci e presidenti di regione, naturalmente, che dimostrano e spiegano un po' quali sono gli amministratori più apprezzati. È così? Devo dire che la novità di quest'anno è che al cappotto che aveva dato la Lega a tutti gli altri partiti l'anno scorso è subentrata una situazione, diciamo così, più dialettica sia sul fronte dei governatori sia sul fronte dei sindaci, e non perché abbiano fatto passi indietro gli esponenti leghisti, ma perché c'è qualche segnale di vita sul fronte del centro-sinistra sia sul fronte del centro-destra. Diamo qualche esempio concreto. Nel centro, per quanto riguarda i governatori, abbiamo da una parte la conferma, sto parlando dei governatori delle regioni, la conferma di Luca Zaia, che la cui stella continua a splendere. Però c'è una rimonta interessante di Bonaccini in Emilia-Romagna e anche di De Luca in Campania. Hanno guadagnato entrambi molte posizioni, tanto che De Luca risulta appaiato a Fedriga, che peraltro mantiene le posizioni. Le posizioni. E invece andando sui sindaci, insomma, e poi mi interessa molto l'opzione delle due città, Milano-Roma, ci aiuta direttore? Sì, allora per quanto riguarda i sindaci c'è la conferma della leadership di De Caro, sindaco di Bari, a pieni voti anche nei sondaggi, ma anche qui c'è una novità ed è l'ascesa di Brugnaro a Venezia. La città gli riconosce un buon lavoro, così come riconosce un buon lavoro a Gori del centro-sinistra a Bergamo e anche a una novità, Fioravanti ad Ascoli Piceno. Fioravanti è un candidato del centrodestra. Sempre sul fronte dei sindaci invece abbiamo un po' delle caporetto di nomi molto conosciuti. A Milano Sala, che non riesce a ritrovare lo smalto di un tempo, ma anche la Raggi a Roma, la Appendino a Torino e De Magistris a Napoli. È la conferma che il tramonto delle ideologie porta a degli sprazzi di popolarità che però è un po' difficile conservare. Sull'asse Milano-Roma abbiamo già detto di Sala, il cui gradimento è un po' appannato, buon per lui che il centrodestra a Milano non riesce a trovare una candidatura divisa e convincente. A Roma va segnalato, ho già detto, il crollo della Virginia Raggi, che dovrebbe destare per lei qualche preoccupazione visto le elezioni imminenti, ma anche una rimonta che è quella di Zingaretti, che scala ben 12 posizioni. Aveva fatto un anno fa una brutta figura, ma adesso è tornato più in parte. Certo, direttore, è evidente che così il termometro della popolarità degli amministratori locali, ma in particolar modo dei governatori, dei presidenti di regione, sia dettata un po' anche dalle scelte che sono state prese in questo nuovo anno di pandemia che stiamo vivendo. Allora, più volte abbiamo parlato di regioni che andavano a destra e a sinistra rispetto a quelle che erano le direttive centrali. Lei prima ha citato De Luca, insomma, senza nascondersi dietro un dito, è uno che è stato spesso fuori
fuori dal coro per quanto riguarda la sua regione, la Campania. Come dire, ha la percezione che i cittadini, che gli italiani apprezzino, abbiano apprezzato questo disallinearsi molto spesso, questo creare regole ad hoc da parte dei governatori per le proprie regioni di competenza? Il tramonto delle ideologie, come ho segnalato prima, rende molto variabile il termometro dei consensi. Luca Zaia nel Veneto ha dimostrato di avere polso fermo, idee chiare e i risultati dalla sua. Per quanto riguarda De Luca, evidentemente il cabaret viene apprezzato, devo dire che con quella sua arietta un po' attempata, De Luca ci regala settimanalmente dei passaggi di cabaret assolutamente eccezionali. Forse sono un genere diverso da quello della politica, ma evidentemente i tempi cambiano e anche queste scenette un po' spregiudicate, fuori dal coro e a livello di avant spettacolo aumentano il gradimento. Permettetemi una segnalazione invece di un intramontabile, quel Clemente Mastella, uomo ben conosciuto, ministro ben conosciuto della Prima Repubblica, si è trincerato a Benevento, ma vanno segnalati dei risultati di consensi davvero molto buoni. Diciamo probabilmente aiutato anche dalla crisi di governo che gli ha donato, insomma, una spinta forse importante, no? Evidentemente anche la Prima Repubblica ha qualche rimpianto. Evidentemente appunto sì, questo. Direttore. Grazie a Fabio Tamburini. Ovviamente se volete tutti i dettagli della vostra città, dei vostri amministratori, tutto sul Sole 24 Ore di oggi. A presto, buon lavoro. Buon lavoro a tutti.